Non è più tempo di parlare di vitalizi davanti a una situazione che vede l'Italia, e dunque l'Abruzzo, impoverirsi di anno in anno i cittadini, perdere lavoro o restare sospesi nel nulla come gli esodati, troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per impararne uno nuovo. Il Movimento 5 Stelle torna sull'esigenza di tagliare i vitalizi, nello specifico quelli che si sommano ad uno già esistente. Secondo i conti, sarebbero 500.000 gli euro risparmiati con la loro proposta e pronta ad essere ridistribuiti sul territorio per aiutare le categorie più deboli. Il Movimento 5 Stelle dice che se le cose si vogliono fare si fanno, è soltanto una questione di volontà politica, non c'è nessun vincolo eh, preordinato di insomma, attendere la riforma costituzionale che niente c'entra con i vitalizi. È una legge molto semplice, cioè è una legge che propone alla Regione di eh, non corrispondere più il vitalizio a coloro che ne percepiscono già un altro, ad esempio dal Parlamento. Quindi un procedimento assolutamente semplice e di facile applicazione che permetterebbe eh, migliaia di euro in più o meno, un risparmio stimato di almeno 500 mila euro l'anno, che francamente non sono poche, avremmo l'imbarazzo della scelta e se mi dovessi chiedere quale provvedimento a chi insomma, destineresti questi soldi, mi viene in mente per esempio il Fondo per la vita indipendente.